Anno 1996, due ragazze sono uscite per fare una prova di coraggio, ma da lì non sono più tornate a casa. È stato solamente 20 anni più tardi quando una scoperta ha riportato il tutto a galla. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio che cos'è successo in questa storia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui parleremo oggi è un caso che mi ha particolarmente scioccato e di questo caso non ne avevo mai sentito parlare. Le informazioni che ho preso in questo video le ho prese guardando un video di Rome Tokyo One Way e una serie di video in giapponese. Sono sicuro che questa storia piacerà anche a voi. Il caso di cui parleremo oggi è avvenuto nella prefettura di Toyama. Due ragazze di nome Takami Narumi e Yashiki Emi erano due compagne delle superiori che, una volta che si sono diplomate, una è andata a lavorare in un ufficio diventando una OL, ovvero Office Lady, mentre l'altra andrà a lavorare in un supermercato. Le due hanno continuato a rimanere amiche anche dopo essersi diplomate. Una delle due era già riuscita a prendersi la patente e aveva appena 19 anni. Ci troviamo adesso nell'anno 1996 e per esattezza il 5 maggio, che è il cosiddetto giorno del Kodomo no Hi, ovvero il giorno dei bambini. Magari l'avrete visto in qualche anime, manga o film o anche passeggiando per il Giappone in quei giorni di maggio durante la Golden Week, perché vengono appese sulle case delle carpe. Ciascuna di queste carpe ha un loro significato, per esempio quella del padre, che è di solito quella più lunga ed è nera, poi quella della madre e quella dei figli, che variano tutte di dimensioni e colori. Queste due ragazze escono la sera dopo cena e dicono ai loro genitori che andranno a fare una prova di coraggio. Successivamente escono, salutano i genitori e di loro non si ha più alcuna traccia. A bordo di questa vettura si sono recate in questo luogo infestato, chiamato Tsubuno Hotel, anche se non si trattava propriamente di un hotel ma di un ryokan, ovvero un hotel tradizionale giapponese. Questo hotel distanziava dalla loro dimora un'ottantina di chilometri. Durante il tragitto le due si sono fermate su una baia in quest'area chiamata Kaiyo Park, un posto molto famoso per fare degli incontri ed anche dei date, e durante questa loro sosta hanno anche parlato con alcune delle loro amiche dicendo che si sarebbero recate in questo posto infestato per fare appunto questa prova di coraggio. Successivamente saliranno nuovamente a bordo della loro vettura e alle ore 22 hanno fatto benzina presso un distributore nella strada statale numero 8. Verso le ore 23 manderanno un messaggio su pager. Ricordiamoci che siamo nel 1996 e quindi non c'erano ancora dei social network come Instagram e Facebook. E quindi hanno mandato questo messaggio su questo pager a una loro amica dicendo appunto che si trovavano a Ozu. E questo appunto era proprio il luogo dove era situato questo hotel infestato. Successivamente non ci sono più stati più altri contatti. C'è da dire che comunque ricordiamoci che eravamo nel 96 e in quella zona sembra non ci fosse particolare campo. Parlando adesso dell'hotel, si tratta proprio di un luogo che è rimasto un po' nella storia proprio per essere infestato e era diventato in qualche modo una meta anche famosa. Molto spesso capitava che delle truppe televisive si recassero in questo luogo per fare dei servizi televisivi, come dei programmi a tema paranormale, eccetera eccetera, in parte per divertimento e in parte per poter verificare se si possa trovare o meno qualcosa di realmente paranormale in questi luoghi. In particolare c'è anche un episodio che è successo, che quando una medium giapponese si è recata proprio in questo luogo, addirittura non voleva metterci piede. La donna ha detto che sentiva come questa presenza, questa energia così negativa, e lei sentiva che questo luogo era un posto troppo pericoloso. E lei non voleva assolutamente avvicinarsi. Analizziamo adesso un attimo più nel dettaglio come era costituito questo ryokan. Esso era una struttura di 8 piani, aveva un ristorante, una piscina, un club, e sebbene fosse stato abbandonato e ormai in rovina, all'epoca ancora non era stato raso al suolo. Era rimasto così, abbandonato e forse infestato. E nel corso degli anni la reputazione di questo ryokan non ha fatto che aumentare. Come vi dicevo, c'erano tutti questi giovani, soprattutto giovani, che si recavano in questo luogo proprio per sottoporsi a questa prova di coraggio.
era diventato anche un vero e proprio punto di ritrovo per molti spiritisti e medium che magari volevano indagare di più sul paranormale. E non solo per le medium di Toyama, ma anche per le medium di molte altre prefetture del Giappone, tra cui Nishikawa, Niigata, Fukui, eccetera, eccetera. Le stanze ormai erano ripiene di graffiti, vi erano vetri rotti, cose buttate nel giardino e potete immaginare un po' la sorte a cui vanno incontro molti di questi luoghi abbandonati. E proprio nella città dove vi è questo hotel, fuori appunto sulle colline e non in città, la gente del luogo considerava questo spazio estremamente pericoloso, anche un po' per la presenza di teppisti che spesso si aggiravano in quelle zone. Senza contare che avevano iniziato a girare moltissime leggende sugli spiriti che infestavano quei luoghi. Questo hotel era andato in fallimento nel 1982 e il proprietario si tolse la vita. Era inoltre successo anche un incidente in cui un bambino delle elementari era affogato nella piscina e da quel momento si era iniziato a parlare della presenza di questi spiriti maligni che infestavano quell'hotel. Le due ragazze, avendo mandato un messaggio all'amica dicendo che si trovavano in quella città dove appunto sulle colline vi era questo hotel, quando la polizia è stata avvisata dai genitori del fatto che le ragazze erano scomparse, hanno, come potrete immaginare, focalizzato le loro ricerche e indagini proprio in quella città, nelle vicinanze in particolare di quell'hotel. Anche perché questo luogo, come vi dicevo, si trovava in collina e vi erano delle strade che non erano veramente facilmente percorribili. Ricordiamoci comunque anche che la ragazza aveva da poco preso la patente e quindi poteva essere che non era una guidatrice particolarmente esperta da poter guidare appunto in quelle zone. I poliziotti hanno anche utilizzato degli elicotteri e tantissime vetture. Tuttavia, non solo non hanno ritrovato le due ragazze, non hanno nemmeno ritrovato la vettura che stavano guidando. E quindi, come potrete immaginare, queste indagini sono arrivate a una situazione di stallo. La gente su internet ovviamente si è sbizzarrita e sono partite molteplici speculazioni. Le prime sono state l'occulto, che sostenevano che queste due ragazze sono state trasportate in un'altra dimensione proprio da questi spiriti maligni che abitavano quelle terre. Un'altra idea era quella che potessero essere state rapite dalla Kitachosen, ovvero la Corea del Nord. In passato io in realtà avevo già realizzato un video su questo argomento, parlando in particolare della scomparsa di Megumi. La storia appunto di questa ragazza che era stata rapita proprio nei intorni di queste zone a non tanti anni di distanza in realtà. Se volete andarvi a recuperare quel video potete farlo, perché capirete di più anche perché ci sono state delle persone che hanno portato avanti questa ipotesi. In ogni caso, queste erano senza dubbio le due teorie che andavano per la maggiore sui vari forum in Giappone in quel periodo. Addirittura era arrivata a girare una teoria la quale prevedeva che quell'hotel altri non era che una base segreta delle spie nordcoreane, appunto, che erano in Giappone. Ma in che cosa consisteva questa prova di coraggio? Aveva anche delle regole? Ebbene sì, queste regole dovevano essere seguite per poter permettere a chiunque volesse cimentarsi in questa prova di coraggio di poter tornare a casa sano e salvo. La prima di queste regole prevedeva che non bisognava andarci con la propria macchina. La seconda era quella che non bisognava recarsi in quel luogo con una macchina di colore bianco. La terza regola era quella di non rimanere assolutamente mai e poi mai da soli. Quindi, oltre a non doverci andare da solo, non devi, anche se decidi di andarsi in un gruppo, anche all'interno di quel gruppo non devi mai rimanere completamente da solo. Inoltre, una volta che si riusciva a tornare a casa dopo aver seguito queste tre regole, era cruciale andare al santuario a fare un esorcismo. Non si sa se le due ragazze ci fossero già state o meno in questo luogo. Sta di fatto che però la ragazza che lavorava in un supermercato si era comprata delle pile quel giorno per delle torce e inoltre aveva anche chiesto a dei colleghi che lavoravano con lei in quel supermercato se volessero andare con lei in questo hotel. Tuttavia nessuno acconsentì. Tornando a parlare adesso della polizia, che come vi dicevo aveva messo in moto tutte queste forze dell'ordine per poter setacciare quella zona, per loro era rimasto un caso irrisolto. Non c'era nulla
che potevano fare, non c'era la vettura e non c'erano le due ragazze. Tuttavia, 18 anni dopo, ed esattamente nel 2014, nuovi dettagli sono emersi. Alla polizia arrivano infatti delle voci che dicevano che vi erano stati dei testimoni, proprio il giorno in cui quelle ragazze erano scomparse. Tuttavia, la cosa che sembrava sospetta era che non si capiva come queste persone avessero accesso a determinati dettagli. C'era qualcosa di davvero strano in tutto ciò. Soprattutto, chi mai potrebbero essere questi testimoni? La polizia ha indagato e è stato solamente nel gennaio del 2020, esattamente 24 anni dopo quella scomparsa, finalmente la polizia è riuscita ad identificare questi testimoni e da loro otterranno delle informazioni estremamente importanti. Tali testimoni erano tre uomini e dichiareranno di essersi avvicinati alla macchina che era parcheggiata a un porto di Toyama e le hanno chiamate per fare conoscenza e due chiacchiere. E si sono avvicinati e hanno toccato la portiera per aprire, quando la macchina si è mossa all'improvviso ed è caduta nel mare. Il modo in cui quella macchina era stata parcheggiata era alquanto inusuale, perché voi immaginatevi che queste ragazze avevano posteggiato proprio nelle vicinanze del porto e quindi appunto del mare, tuttavia non hanno posteggiato con il muso, diciamo, della macchina verso il mare, ma con il retro che dava sul mare e quindi la parte anteriore che dava appunto sulla strada. E voi immaginatevi il momento in cui queste ragazze avevano magari appena sostenuto questa prova di coraggio o la stavano per sostenere, magari avevano paura eccetera eccetera, hanno visto questi uomini avvicinarsi e magari chi guidava ha sbagliato a far partire la macchina con il comando automatico per esempio, e invece di andare avanti ha messo parking e come ha schiacciato il pedale la macchina è partita. Quindi molto probabilmente quello che è successo è che queste ragazze hanno magari preso paura, hanno visto questi uomini di notte avvicinarsi alla loro macchina e magari così di notte ha sbagliato a inviare la macchina e purtroppo le due sono cadute in mare. Tra l'altro, so che sembra una cosa strana, ma questa tipologia di incidenti non è così rara come si può pensare. Questa cosa appunto di sbagliare a premere il tasto premendo parking quando si posteggia la macchina è una cosa che in realtà si sente in Giappone e ci sono stati vari incidenti che sono successi, soprattutto persone anziane che magari finiscono per fare appunto questi incidenti sbagliando pulsante, ed è un errore di distrazione che può succedere e purtroppo a volte fa anche delle vittime. Magari ci sono stati anche dei casi in cui con la vettura sono finiti dentro dei negozi oppure sui marciapiedi eccetera eccetera. Ricordiamoci che comunque questa ragazza non aveva tutta questa esperienza alla guida, quindi l'errore ci può anche stare, diciamo. La macchina era quindi caduta in mare e la polizia ha quindi scelto di fare una ricerca proprio nel fondale marino appunto della zona in cui queste ragazze sono cadute, e nel marzo sempre del 2020 finalmente ritrovano la macchina, la estraggono appunto dall'acqua e all'interno trovano una tessera per fare la benzina a nome appunto di una di queste due ragazze. Vedono inoltre che il numero di identificazione del motore corrisponde alla macchina della ragazza e inoltre all'interno sono anche riusciti a trovare delle ossa umane, che poi attraverso gli esami del DNA è stato confermato che si trattava proprio di queste due ragazze scomparse. Come potrete immaginare, le ricerche che la polizia aveva condotto all'inizio erano state effettuate nel posto sbagliato, perché proprio lì, nel luogo dove la macchina era caduta in mare, era una zona che, come vi dicevo all'inizio, era vicino a questo Kaiyumaru Park, appunto in questo luogo che si chiama Fukushi, che è un po' distante da dove si trovava questo hotel. Questo appunto luogo di Fukushi è una zona dove si trovano tantissimi container, dove delle navi cargo caricano e scaricano appunto tutti questi container, e diciamo che è un luogo dove di certo due ragazzi giovani non andrebbero di norma a posteggiare una macchina. È un luogo dove ci vanno gli addetti a lavori, non due ragazze che ci vanno lì in quel modo, cioè tutto sembra molto sospetto. Quindi, come potete capire, ci sono una serie di tasselli che non sembrano coincidere in questa storia, perché non c'è assolutamente un motivo logico per cui queste due ragazze abbiano deciso di fermarsi proprio lì. Sì, è vero, questo luogo si trovava a metà strada tra la loro dimora e quel ryokan,
Ma al di là di questo non c'era alcuna motivazione che avrebbe portato queste due ragazze a scegliere di fermarsi proprio in quel luogo, anche alla luce del fatto che si trovassero vicino al park, quindi piuttosto andavano a posteggiare al parco. Perché mai avrebbero dovuto posteggiare proprio in quella zona di notte? Cioè, insomma, capite quanto tutto ciò sembra alquanto strano, considerando che era già molto molto tardi anche quando si erano recate lì. Quindi, come potete immaginare, ci sono stati molteplici sospetti, soprattutto anche alla base delle testimonianze di questi tre uomini. Perché mai questi tre non hanno scelto di dire già in anticipo che cosa era successo? Se avevano delle informazioni, perché non le hanno condivise con la polizia? E hanno scelto appunto di tenere tutto ciò segreto fino al momento in cui non sono stati messi alle strette e sono stati scoperti dalla polizia. La polizia ha iniziato quindi a nutrire molteplici sospetti nei confronti di questi tre uomini. Ma allo stesso tempo tutto quello che hanno dichiarato i testimoni potrebbe anche essere la verità, perché, come vi dicevo, era una teoria più che plausibile anche la loro. Perché, come vi dicevo, queste tre ragazze si trovavano lì di notte, erano un po' ansiose, avevano paura, eccetera, eccetera, quindi ci sta anche quell'errore. Potrebbe essere. La polizia, dall'altro canto, come poteva non confutare che quello non fosse realmente successo? Non aveva nulla in mano, non c'era nessun altro testimone, non c'erano videocamere o un qualsiasi cosa che potesse dare a questi poliziotti un qualche appiglio per poter mettere in discussione la veridicità dei fatti, almeno così come le avevano raccontate questi tre uomini. La polizia ha dichiarato di averle riascoltati più e più volte e che per il momento il caso rimane così. Ha dichiarato comunque che non si fermerà e che continuerà ad indagare. Il padre di una di queste due ragazze ha detto di non credere in alcun modo a questa versione dei fatti, perché secondo lei, se fossero stati innocenti e se non avessero avuto nulla da nascondere, si sarebbero fatti avanti prima, avrebbero telefonato e avrebbero avvisato la polizia, e non crede ai loro sensi di colpa. Questo padre ci vedeva davvero qualcosa di sospetto. Infatti, una delle teorie che tanto ha fatto discutere e che tanti sostengono è quello che probabilmente le ragazze, prima di recarsi in quell'hotel, quando sono andate appunto a quel Kayomaru Park, hanno cercato un'altra persona che volesse appunto recarsi in questo hotel con loro. Magari un uomo che le accompagnasse. Quindi potrebbe essere stato uno e più ragazzi che hanno scelto di unirsi a loro a fare questa prova di coraggio e che o non siano nemmeno andate in questo hotel e che le hanno portate magari direttamente da un'altra parte e magari le hanno fatto del male, le hanno fatto delle violenze, non possiamo saperlo, magari addirittura le abbiano fatte fuori e poi si siano disfatti dei loro corpi buttando poi anche la macchina in mare, oppure che ci siano andati e questo spiegherebbe il perché queste ragazze con quella macchina si sono trovate in questa zona, perché appunto questo uno o due ragazzi che erano con loro magari hanno detto: ok, adesso andate e ci lasciate qui dove ci vengono a prendere magari degli altri amici, e poi magari le hanno attaccate dopo quando erano anche con gli altri. Insomma, c'era veramente una vasta gamma di possibilità su questo fatto, e appunto quello che tanti sospettano è che questi tre testimoni, ragazzi ormai uomini, hanno fatto qualcosa di male a queste due povere ragazze e che poi abbiano buttato la macchina con all'interno i loro corpi nel mare e poi abbiano scelto di stare zitti per tutti questi anni. Purtroppo, anche se magari la polizia riuscisse a trovare delle prove o qualsiasi altra cosa, loro penalmente non sono più perseguibili, perché appunto sono passati questi tempi di prescrizione. Però, se non altro, la polizia potrebbe dichiarare questo caso chiuso. E qua lo so che è una cosa un po' triste da dire, però potrete immaginare che due corpi lasciati in mare per 24 anni, la polizia ha fatto quello che poteva, è riuscita a ritrovare qualche osso, però i corpi tra pesci, correnti, il mare, eccetera, ormai non c'era più molto che poteva indagare e non sarebbe più possibile trovare ulteriori prove. E quindi, se in realtà questo trio ha commesso realmente qualche crimine, ha fatto quello che viene chiamato omicidio perfetto. Certo, se questo è realmente il caso, non ho la più pallida idea di come questi tre uomini facciano a vivere e guardarsi allo specchio la sera, ma come vi dicevo, potrebbe anche essere che questi uomini abbiano detto la verità e che queste ragazze erano già impaurite, erano già nervose, ansiose, perché appunto erano andate da sole in quell'hotel e poi si sono fermate in quel posto non si sa per quale motivo e hanno trovato questi ragazzi che magari volevano solo fare amicizia, hanno preso paura e hanno premuto il tasto sbagliato, e si è trattato solamente di un incidente. Io non escludo anche questa ipotesi, anche il fatto che questi
questi tre uomini hanno scelto di non dire nulla riguardo di questo caso per tutti questi anni potrebbe essere anche un motivo anche per proteggersi, perché tanto ormai queste ragazze sicuramente erano purtroppo morte e quindi magari hanno scelto di non dire nulla anche per non venire etichettati come dei criminali, perché comunque c'è chi finirà per crederci e chi no, quindi diciamo che è un po' un 50-50. Io non so cosa è successo veramente, purtroppo non potremo mai saperlo, ma sono davvero curioso di sapere anche che cosa ne pensate voi e qual è la vostra teoria. Io credo che almeno se avessero avuto la coscienza pulita e avessero detto che cosa è successo subito, magari la polizia poteva indagare su questi corpi e quindi magari la verità sarebbe emersa. Mentre in questo momento diciamo che la verità non può più emergere. Io ragazzi spero davvero che questo caso sia stato di vostro gradimento, sono davvero curioso di sapere anche voi che cosa ne pensate, qual è la vostra teoria, sono davvero sicuro che questo caso avrà sollevato tantissimi dubbi e che ciascuno di voi avrà una sua teoria. Alla prossima, ciao!